Buonasera ragazzi e bentrovati. L'esercizio su cui ci focalizzeremo oggi riguarda la chitarra ritmica e vorrei farvi vedere un po' in particolare. Basi per realizzare un po' un walking bass sulla chitarra che poi potrà diventare anche strumming. Allora, questi sono esercizi che faccio fare ai ragazzi, ai miei allievi che seguono il corso di chitarra ritmica. È importante avere anche un po' le basi del walking bass, no? È una tecnica comunque importante. Questo non vuol dire diventare jazzisti, però conoscere, saper fare, no? Avere le basi anche di queste cose qua è fondamentale. Partiamo da un giro d'accordi, siamo in sol maggiore e faremo un 1, 6, 2, 5. C'hai fame, Nebbia? Saluta. Dai, vieni a salutare. 1, 6, 2, 5 significa, se noi armonizziamo la scala di Sol maggiore, sull'1, cioè sul primo grado, avremo un accordo di Sol. Sul 6 avremo un accordo di Mi minore. Sul 2 avremo un La minore e sul 5 avremo un Re maggiore. Dai, cucci, dai. Quindi, i nostri accordi sono Sol, Mi minore, La minore, Re. Dai, Nebbia, che devo fare lezione. Su, ora poi andiamo a mangiare. Dai, stai brava, su, stai brava. Vabbè, oggi è così. Quindi un classico, quello che conoscete come giro di Do, però fatto in Sol. Questi sono i nostri accordi. Ora, se andiamo ad armonizzare a quattro voci, che cosa succederà? Che il Sol diventa un Sol major 7. Guardate bene questa posizione, fatevi conto di fare un Si minore, però col basso Sol, e mutate la quinta. E la prima, mute devono essere. La quinta la mutate qui con la polpa dell'indice e la prima anche qui con la polpa dell'indice qua. Quindi il nostro Sol diventa un Sol major 7. Il Mi diventa un Mi minore settima. Lo prendiamo qua in forma di La. Il La minore diventa un La minore settima e il Re diventa un Re settima in forma di Do. Quindi cominciate a farvi girare un po'. Questa cosa qui. Nebbia, dai! Non è che possiamo sempre fare lo show noi, eh? Avete capito le posizioni? Ora, di tutta questa pappardella di note che non ci servono, andiamo a prendere soltanto i toni guida. I toni guida sono la tonica, cioè quella che dà il nome all'accordo, la terza, che ci dice se è un accordo maggiore o minore, la terza detta modale. Ricordatevi che un accordo è 1, 3, 5, 7, quindi prendiamo 1, prendiamo 3, prendiamo il 5. No, scusate, vedete che mi distrae. Prendiamo 1, 3, stavo dicendo, la tonica, che è quella che dà il nome all'accordo, la terza, che ci dice se l'accordo è maggiore o minore. E la settima che ci dice che specie di accordo è, quindi se è un major 7, se è un settima di dominante, un settima diminuita, eccetera, eccetera. Quindi il nostro Sol major 7 diventa soltanto questo, guardate, tonica, settima maggiore, quindi il Fa diesis, e terza, il Si. Questo è un Sol major 7 prendendo soltanto i toni guida. Il nostro Mi minore settima, prendendo solo i toni guida, diventa Mi, tonica, Sol, terza, Re, settima. Il nostro La minore diventerà tonica, settima, terza. Il nostro Re 7 diventa tonica, dico anche le note. Tanto guardate bene dove sono, eh? Sol, Fa diesis, Si. Quindi, tonica, settima,
settima maggiore, terza maggiore. Il Mi minore 7 diventa tonica, Mi, Sol, terza, occhio, Re, settima minore, tonica, terza minore, settima minore. Il nostro La diventerà tonica, La, Sol, settima minore, Do, terza minore. Il nostro Re diventa Re, tonica, Fa diesis, terza, Do, settima minore. Quindi cominciate a farvelo girare così. Preferisco prenderlo però così, solo che lo stavo già facendo settima di dominante. Va bene, ora questi accordi li facciamo diventare tutti di settima di dominante, quindi da Sol major 7, questo è il Fa diesis che è la settima, lo tiriamo giù di un semitono, diventa un Fa naturale, quindi questo accordo non è più un Sol major 7, cioè un Sol con la settima maggiore, con l'intervallo di settima maggiore, ma diventa Sol con l'intervallo di settima minore, quindi un Sol 7, ho anche detto Sol settima di dominante, quindi Sol, tonica, Fa naturale, settima minore o settima di dominante, Si, terza maggiore. Il Mi facciamo lo stesso procedimento, questa che era la terza la tiriamo su di un semitono, quindi diventa questo Mi, Sol diesis, terza maggiore, Re, settima minore, quindi da un Mi minore 7 diventa un Mi 7, ok? Perché non voglio avere Mi minore 7, voglio avere un Mi settima di dominante, quindi Sol, Sol 7, Mi 7, La 7 diventerà così, guardate, se questo era un La minore 7, dobbiamo farlo diventare maggiore sto accordo fondamentalmente, quindi questo Do che è la terza minore lo tiriamo su a Do diesis e che diventa quindi un La7. Il Re era già settima prima, settima di dominante prima, quindi Sol settima di dominante, Mi settima di dominante, La settima di dominante, Re settima di dominante, ok? Quindi il nostro giro d'accordi sarà questo. Chiaro anche il procedimento che stiamo seguendo, Dopodiché cominciamo a vedere il walking bass. Per capire un walking bass capiamo prima il giro di basso. Il nostro giro di basso sarà questo: Sol, Mi, La e Re, e cominciamo a fare due quarti di Sol, un, due, due quarti di Mi, due quarti di La e due quarti di Re. Quindi cominciate a farvi girare questa cosa qua. Ora vi faccio vedere tutto con l'indice così capite meglio. Poi diventerà questo. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Li mettiamo dentro una battuta da 4 quarti. Quindi 2 quarti di Sol, 2 quarti di Mi, 2 quarti di La e 2 quarti di Re. Questo è il nostro giro di basso e queste sono le nostre note bersaglio. In un walking bass, ricordatevi, dobbiamo andare a bersagliare le note target del basso, che sono queste che avete visto. Per bersagliarle dobbiamo capire l'approccio. Potremo approcciare ognuna di queste note in modo cromatico, sia dal semitono successivo, sia dal semitono precedente. Semitono sulla chitarra si intende un tasto, Cioè il semitono, se questo è il Mi, il semitono successivo sarà il Fa, che va a Mi. Il semitono precedente sarà il Re diesis, che va a Mi. Ok? È chiaro il concetto di approccio cromatico dal semitono successivo al semitono e dal semitono precedente. Quindi il nostro giro di basso, che era 2 Sol, 2 Mi, 2 La e 2
Lo facciamo in questo modo. Invece che due sol ne faremo soltanto uno. Lo spazio occupato dal secondo sol diventa la nota di approccio cromatico dal semitono successivo al target del mi. Quindi sol, fa, mi. Ora la stessa cosa la facciamo per andare a la. Quindi faremo si bemolle, la, mi bemolle per andare a re. E di nuovo la bemolle che ci porta a sol. Quindi il nostro giro di basso diventa questo. È chiaro ragazzi, ora abbiamo approcciato dal semitono successivo. Proviamo dal semitono precedente, stesso discorso, non cambia niente. Semplicemente approccerò dal semitono precedente. Ok? Quindi, semitono successivo. Semitono precedente. Va bene ragazzi? E quindi abbiamo già il nostro giro di basso. Ho fatto un giro del semitono successivo e un giro del semitono precedente. Ora vogliamo mettere anche un po' di chitarra. Quindi oltre al senso del basso diamo il senso della chitarra anche, cioè il ruolo della chitarra verrà rivestito dalle due note rimanenti dell'accordo, quindi terza e settima. Andiamo a metterle sul levare dell'1 del 3, cioè se siamo su 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sul levare, cioè pensiamo a due ottavi swing, quindi diventa tunca, tunca, tunca. Avete capito dove l'ho messo? Ve lo faccio lento, eh? Scusate, Nebbia, non mi dare le musate, ora andiamo a mangiare. Peli da tutte le parti. Così dal semitono successivo, dal semitono precedente, sarà così. Ok ragazzi? Questo è il nostro giro di basso, quindi lentissimo diventerà semitono successivo. Semitono precedente. E poi ve lo fate girare, li mescolate anche un po'. All'interno del vostro esercizio potrete approcciare sia dal semitono precedente, dal semitono successivo, mescolandoli anche a caso, ok? Intanto dovete solo prendere un po' confidenza. Con questa cosa qua. Ok ragazzi, questo è il nostro esercizio base. Vi mettete lì, cercate di portare avanti una mezz'oretta di walking bass. Ok? Chiaramente poi l'esercizio andrà ampliato in fase di studio di questa tecnica. Questa è proprio la base. Poi potremo andare a vedere come prendere questi e altri accordi in varie posizioni, sempre con i toni guida, e andare a vedere vari tipi di approccio. Ma oggi vediamo soltanto il semitono precedente e il semitono successivo. Ora, questo nostro esercizio potrà diventare anche fatto strumming, cioè in questo modo qua, dove facciamo sentire quindi sia il basso sia la chitarra, ma all'interno di questa ritmica ci sono anche le spazzole. Si sentono le spazzole dentro. Ok? Per fare questo dovete prima di tutto capire come strammare. I vostri accordi devono suonare soltanto
le tre note guida, quindi quello che non serve, tutte le altre note che non sono quelle che state premendo devono essere mute. Cercate un bel suono morbido, io uso il pollice, quindi cominciate a farvi girare gli accordi. Quando avete la forma su quinta, quarta, terza per mutare la sesta, dovete tirare fuori il pollicione. Questa non è proprio la chitarra ideale, ragazzi, ferrottona con un manico, vabbè, comunque. Quindi cercate intanto di tirarvi fuori il suono così. Dopodiché andiamo a fare il nostro walking bass di prima, quindi facciamo due accordi. Lo step successivo sarà fare due quarti per ogni accordo. Fare il nostro walking bass con lo stesso concetto, semplicemente andremo ad armonizzare anche la nota di avvicinamento. Se la nostra nota di avvicinamento al Mi, per esempio, era il Fa, l'armonizziamo questo Fa con la stessa specie di accordo del target, quindi in questo modo qua, quindi diventa Sol 7, Fa 7 che va su Mi 7, Si bemolle 7 che va sulla 7, Mi bemolle 7 che va su Re 7, La bemolle 7 che va su Sol 7. E il concetto è lo stesso, quindi scusate. Dal semitono precedente o dal semitono successivo, stesso discorso, cioè potremmo fare o semitono successivo o semitono precedente. Ok ragazzi? E ve lo fate girare. Secondo me è una tecnica molto interessante. Cercate il suono giusto, mi raccomando. Morbido, eh? Non deve essere ragazzi, questo è un buon esercizio da fare secondo me. Vi lascio a esercitarvi, quindi una ventina di minuti di walking bass con tutti gli approcci. Cercate il suono giusto, occhio al muting delle corde che non servono, tanto nebbia ora torna. Stasera è così, vieni qua, scusati che hai disturbato la lezione, dai chiedi scusa che hai disturbato la lezione. Ora andiamo a mangiare. Certo orario, sono le 7:30, non so che ore siano, incomincia, uno squalo diventa. Hai fatto la fame tutta la vita, che l'ho trovata su un monte persa, abbandonata, 2 anni fa. Lasciamo perdere, era 20 kg, tutta secca, 4 ossa piena di piaghe. Ora vuoi mangiare? Faccio lezione alle 7:30 e incomincio a girare come uno squalo. Ti rendi conto? È diventata una principessa, è diventata. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. C'hai un po' di mania di protagonismo te, eh? Ma almeno impara a fare qualcosa. Suona il contrabbasso. Suona il contrabbasso, ti dipingo tutta di nero. Almeno poi puoi dire che sei stata a New Orleans a studiare il contrabbasso. Scusa, fai qualcosa, fingi almeno, no? Poi gli piace quando la gratto sotto il mento. Ragazzi, come gratto io i cani con le unghie da chitarra, perché poi va saputo grattare il cane, eh? Non deve essere troppo, troppo delicato il grattaggio. Se pensate a un cane che si gratta, gli piace proprio. Ciao ragazzi, buon appetito, ciao ciao, andiamo a mangiare, sennò io qui non...